Salve, noi siamo Giuseppe e Angela e questo è il primo episodio di La nostra vita da sfigati. Cominciamo subito con l'anno 1900. Abbiamo detto di rimanere sul vago. D'accordo. Allora la storia comincia nel 1900 ambarabadue. Erano gli anni 90. Eravamo bambini felici. Spensierati. Non pensavamo al futuro. Esatto, chi ci pensa d'altronde a quell'età? Poi un giorno è successo. Cosa? Nostra madre. Ah, già. Ci svegliò stranamente presto. Molto presto. E credo che quello fu l'inizio della nostra vita da sfigati. Sì, siamo sfigati negli anni 90. La volete smettere di fissarmi? Era cominciato. Sì, era cominciato l'asilo. Dalle suore. Ecco! Ehi, Angel, che cosa facciamo stasera? Quello che facciamo tutte le sere, Giuseppe. Tentare di diventare famosi. E Angela e Giuseppe, e Angela e Giuseppe, una è cantante e l'altra è un attore, son fratelli fatti su, guardando la TV. Che coppia, Angela e Giuseppe, pe, 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 pe. La notte fonda, fonda, mentre lui mangia lì un video monta. È pronto da caricare, questo vedrai si sarà virale. Cantando su YouTube, non ha mai fatto views. Nessun loro video è diventato popolare. Insieme fanno scintille, ma non arrivano neanche a mille. Che coppia, Angela e Giuseppe, pe, 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 pe. Avete presente quando vostra madre minacciava di mandarvi in collegio? Esatto, nostra madre la faceva continuamente, ma su di noi andava detto. C'eravamo già. D'accordo, facciamo una piccola puntualizzazione. Non è che fossimo proprio in un collegio in cui dormivamo. Cioè, non eravamo stati abbandonati da nostra madre in un collegio. Nostra madre l'aveva fatto per noi. Ci stava facendo frequentare le scuole migliori dalle suore, perché erano scuole private. Però, solo che questo non comportava comunque che fossero delle scuole molto rigide, delle scuole religiose. Dovevamo dire le preghiere! Due volte al giorno. Esatto, quando arrivavamo e quando andavamo. E a maggio dovevamo dire anche il rosario. Oddio, questo l'avevo dimenticato. Io no. E poi c'erano queste punizioni, quando... Le suore li chiamavano castighi. Oh, penitenze. Esatto. Almeno fino a che non sarete contriti, pentiti e redenti. Ti ricordi la punizione della vergogna? Come dimenticarla? C'era questa punizione che era tipo tremenda. Oggi i bambini vengono rispettati, incoraggiati a seguire la propria indole. Se sono magari indietro, non sono in realtà indietro perché comunque ognuno ha i propri tempi. Esatto. Suo figlio ha 8 anni e non sa ancora leggere, ma non importa. Diamogli il suo spazio. Diventerà un artista. Esatto. O perché no, presidente del consiglio. Dalle suore, invece. Se dopo un mese ancora non sapevi leggere... Savin con... No! Ah! E Cristo, sta attento a come parli! Ma santo Dio! Ferma! Ci si becca una pagaiata! Sì, più o meno. Era peggio di una pagaiata. Ma torniamo al cerchio della vergogna, perché ancora non abbiamo ben spiegato in cosa consistesse questa punizione, penitenza, castigo. Allora, praticamente se un bambino combinava una marachella, sempre per utilizzare un termine delle suore, veniva messo al centro di questo cerchio formato dagli altri bambini, che oggi per carità sarebbe stato un cerchio della condivisione, un cerchio dello scambio di opinioni, tutte belle cose, ma ai tempi invece gli altri bambini, quelli che formavano il cerchio, erano istigati dalla suora a dire vergogna, vergogna! Poi aumentava, diciamo, il volume dicendo agli altri bambini: e adesso ragazzi battete i piedi! Piedi battuti, più vergogna, vergogna, e il bambino al centro a subirsi questa bella umiliazione. Ecco, questa cosa che adesso sta facendo ridere mio fratello. Tu fai schifo! Comunque raccontata magari può sembrare esilarante, in realtà ha traumatizzato molti bambini. Esatto. Oddio, noi siamo stati anche protagonisti del cerchio della vergogna a volte, però... Io sinceramente non ho ricordi proprio precisi di me al centro, perché comunque noi non eravamo bambini... Esatto, comunque non c'è rimasto alcun trauma legato a questo. Sì, noi eravamo molto forti comunque, sì, eravamo magari a volte terribili perché combinavamo cose... Sì. Salve ragazzi, sono Polly il pupazzo. Che cosa vogliamo fare oggi? Ah, che idea! Mettiamo in ordine la nostra cameretta. Ciao Polly, io lo farò solo in cambio della tua stupida anima.
queste cose succedevano più che altro ai bambini più deboli, quelli che rimanevano più indietro. Questi bambini avevano un vero e proprio terrore anche ad andare dalla maestra a chiedere una spiegazione. Sì, capivano. Cioè avevano il terrore di andare a chiedere informazioni alla maestra perché pensavano che potevano essere vittime del cerchio della vergogna, quindi era una cosa che comunque c'era all'ordine del giorno. Il bullismo ai nostri tempi, o comunque nella nostra scuola, partiva dalla suora, dalle suore stesse. Cioè esatto, e questo è il paradosso, cioè gli insegnanti che dovrebbero essere coloro che comunque salvaguardano i bambini del bullismo, sono invece gli autori del bullismo stesso, cioè è una cosa gravissima. Le suore davano anche questi nomignoli ai bambini. Esatto. Un bambino che veniva chiamato bombolone o broccolone. Sì, in classe con me c'era un ragazzo che veniva chiamato broccolone. E in classe con me ce n'era uno che veniva chiamato bambozzo. Ma semplicemente perché erano dei bambini, oddio, senza alcun tipo di problema, semplicemente fossero rimasti più indietro comunque. No, no, proprio erano i bambini più deboli, venivano presi di mira dalla suore. Ora, giustamente, se la suora chiama sempre il bambino in un certo modo, poi va a finire che anche gli altri bambini lo chiamano così, lo escludono e si creavano quelle situazioni veramente orribili. Solo che la cosa grave è che comunque secondo me un bambino non porta cattiveria, di per sé lo fa forse perché è veramente divertente a 6 anni. No, nel senso che comunque noi stessi a 6 anni non capivamo la gravità della situazione, anche perché ai tempi non c'era la mentalità di andare a raccontare ai genitori ciò che succedeva, perché noi pensavamo sempre di essere dalla parte del torto. Noi degli anni 90 pensavamo che comunque gli adulti avessero il sapere assoluto, che gli adulti avessero ragione. Se a scuola succedeva qualcosa io non lo raccontavo perché pensavo che comunque la suora avesse ragione. Esatto. Cosa assurda, perché oggi comunque i bambini sono molto più fortunati da questo punto di vista, ci sono molti più controlli. Sì, e... ma poi anche oggi è la minima cosa scatta la denuncia, cioè ma gli insegnanti stessi per fortuna sono diversi. Certo, certo. Quindi, beh, questa è una piccola parentesi seria della nostra comunque esperienza al collegio, se così vogliamo chiamarla. Ecco, diciamo che noi siamo stati l'ultima generazione sfigata a cui è stato inculcato il fatto che gli adulti avessero sempre ragione. Esatto. Comunque il nostro scopo è raccontare quanto appunto la nostra vita fosse sfigata e credo che ci siamo riusciti in un certo modo. Esatto, e questo è solo il primo episodio. Appunto. Comunque, ora parliamo di quella volta che è rimasto in bella una suora. Oddio, scoprì che sotto era calva. Ti ricordi quella volta in cui tu apristi la porta alla suora mentre stava era in bagno? Beh, poteva chiudersi a chiave. E di quella volta che rubavamo tutti i premi di fine anno per i bambini più buoni? Quello era il Crest! Ah, il Crest! Ragazzi, il Crest delle suore è un altro trauma infantile, ma per quello ci vorrebbe un episodio a parte. Già. Comunque, facciamola finita. Già, perché quando a 10 anni pensi di aver toccato il fondo del pozzo della sfiga? No, non hai toccato nessun fondo, caro. Già, perché niente è più umiliante, devastante, brufoloso, puzzolente di ciò che ti aspetta alle scuole medie. Bene, questo era il primo episodio di La nostra vita da sfigati. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento raccontandoci la vostra vita da sfigati. Anzi, la vostra infanzia da sfigati. Già, perché noi abbiamo parlato della nostra infanzia, o perlomeno di una parte della nostra infanzia da sfigati. Sapete qual è la cosa migliore dell'infanzia? Che a un certo punto finisce. Nei prossimi episodi probabilmente parleremo di altri pezzi sfigati della nostra vita. Voi intanto dateci dei suggerimenti, diteci cosa vi piacerebbe sapere e inoltre raccontateci anche le vostre esperienze perché leggeremo le cose più divertenti nel prossimo episodio. Ciao ciao Luna! Da! Già, alla prossima! Ah! Vi è piaciuta la sigla? Che coppia! Angela e Giuseppe! Pe. Cacchio!